Ehi, hey, ehi! Hey. Hello, porta invito? Allora, avevamo trovato il suo fantasmino ieri prima di staccare. E poi dobbiamo parlare con Zanisima. Una volta che abbiamo parlato con Zanisima, possiamo pure salire. E andare dove sappiamo. Parliamo con questo fantasma un po'. Secondo che sto sorseggiando ancora il mio brand. Andare verso la sala degli echi, i suoi interessi qui sono finiti. Ho detto al fantasma che se ne poteva andare e se n'è andato. Ho visto comunque che hai caricato sul tubo dove hai cancellato tutto. Cioè? Ah, al dici tubo... la puntata quella lì, sì, sì. Tra l'altro mi ha scritto pure Emanuele oggi, mi ha fatto piacere che era un po' che non leggevo i suoi commenti, che era stato fuori, eccetera. Quindi bella Emanuele. Si sta a vedere il finale di Pathfinder, eppure lui concorda col fatto che il finale di Pathfinder è stato fatto proprio male male. Proprio una cagata. Il fight finale, meh. The dwarven woman hums to herself as she works with total focus and concentration. Fight finale, meh. Her ears twitch at your approach, but she does not turn. Domani no. Cosa? Domani non si registra. Domani devo registrare coso. Esce Borderlando. Sì, Borderlando. Sperando poi che esca. Di solito escono alle 19. Yes. Su Steam. Quindi fai 19, mettici il download. 21 magari riesco a cominciare a registrare. Magari faccio qualche ora. E poi vorrei tirare fuori gli episodi subito e cercare di farli uscire in settimana. Se riesco, magari non copro tutta la settimana, però insomma, tanto poi c'ho mercoledì e giovedì liberi. Io mi troverai il libro molto probabilmente. Eh? Probabilmente sono ancora qua. Vabbè, poi ci spacchiamo. Sì, tanto mercoledì e giovedì che è 16, 17, sono 18 e 19 sarebbe. Sì, in teoria sì. Dovresti sapere che non dovresti ficcare le tue grasse stupide mani nelle operazioni segrete della regina. A Zanisima. Beast raises his fist. Devi stare molto tranquilla. Not sure whether he intends to crush the dwarf or the machine she's tinkering with. Che sta facendo, bestia? Shards fly from it in all directions. Mi ha spaccato una macchina, bestia. È una bestia, infatti. Beast. Looks like you've had some technical difficulties, eh? Sfregge. I know what you look like. I'll report you. Queen Justinia will have vengeance. Ti denuncerò. Ma scusa, ma la regina... Come si chiamava quella dei god? No. Justinia è quella dei nani. Ah, ok. E invece quella dei... degli esploratori, com'è che si chiamava? The dwarven woman rings... Yes. Oddio, sai che non mi viene in mente? Che stai facendo qui? No. Che vende sta donna? Questa vende i cosi. La roba per fare le bombe. Granate vuote, bottiglia di profumo vuota, tubo metallico vuoto, ampolla vuota, una miccia. No. E un po' di bombette. Trappole pure, trappola a gas benefico. Queste sono cose fighe, eh. Trappola sì, trappola non è male. Mo dopo darci un'occhiata, c'è cioè una granata dell'amore pure. Granato. Una granata dell'amore, capito? Che il filtro dell'amore non era abbastanza. No, no, granata. Darci una granata dell'amore. Di cosa ti occupi? Sei una scansafatiche. Sei stato assoldato. Sono stato assoldato per riportare un rapporto sui suoi progressi. Sono riuscito a persuaderlo. Mi devo levare la felpa che c'ho caldo. This delivery device. Very well. Stessa piccola meraviglia che l'ordine usò nell'ultima guerra per spazzare via l'anello nero e gli elfi a contorno. Perché vuoi aggiustare questo dispositivo infernale? Chi è stato l'originario creatore? Ah, Hannag. Ma pensate. Vabbè. Quindi qui abbiamo finito. Che stavi smane... Ah, tu stai a fare la droga, tipo. La droga, sta sempre.
Drogaman. Allora, qui dobbiamo fare un bel po' di strada, eh? Ti seguo. Dobbiamo andare... No, aspetta. No, no, no. Cosa? No. Follow me. Vieni qua, torna su. What, what? I say torna what, what? Nana. In the bat... Eh? Vieni qua dalla nana. Che mi quando compro delle granate da questa. Ma che vuoi entrare nel bucariello? Il bucariello ti porta qua sotto, eh? Lì sotto non ti porta sopra? No, ti porta qua giù, guarda. Qua. Fa praticamente zero strada. Ma il nano, oddio, è partito a 200 all'ora. Aspetta che vendo un po' di roba. Perché vai, vai, qua. Tranquillo. Ah, sai che io pure c'ho roba da vendere, però aspetta sì. Un po'. Però mi sa non c'ha abbastanza soldi per coprire. No, ce l'ho, ho comprato io le granate, ce le ho. Arrivo, arrivo. Io comunque non so, mi sa che respecco una certa. Troppi buff da tirare al petto ogni volta, mi rompo i coglioni. Che è successo? Però che posso fare? In alternativa. Che non ci abbiamo. Un altro PG che pesta. O se no un mago. Faccio l'arcanista. The Arcanist. Sei sicuro che questo buco porta dall'altra parte? Sì, provalo, Fides. Provalo, provalo, Fides. Ah, okay. Porta qua sotto, sì, sì. Queste cose qua. Potrei fare il palli così. E Ifan? Beh, Ifan mica è palli, Ifan è coso, è... È un DK, lo so. Quindi... Un cavaliere oscuro. Io posso fare il paladino. Che lo faccio proprio con le skill da pala. Quello palli, palli. Sì, sì, sì. Che c'hai pirocineta e cose. Uomo d'arme. E poi magari con arma e scudo. Così almeno usiamo gli scudi. E praticamente usiamo tutte le armi così. Sì, sì, ci sta, ci sta. E addirittura potrei fare una cosa. Non lo so se vale la pena. Una cosa ancora più malandrina. Farlo. Anziché alzare la forza, alzo l'intelligenza. E uso la spada quella evocata. Beh, oddio. Però vedi, così faccio i buchi pure con pirocineta, capito? Ok, qua siamo sotto dove stavamo l'altra volta. E lì vedo che c'è Mordus. Salvo, eh. Salve Mordus. Mordus è Mortus però. Vi ha mandato Lohar per chiedere perdono per i suoi peccati? Ok, il mio signore aveva fede, viene da me quando Lohar deluse la regina. Chi è il tuo signore? Mi ha concesso il suo favore, mi ha dato Mord Akaim. Mord Akaim, quel rituale vecchio più del mondo stesso, una magia del sangue così potente da poter decimare armate intere. But Mord Akaim is so much more than the power to have those beasts slaughter each other. And it is mine. By the Lord's grace, the power is mine. Ok. Non è che ci ha parlato molto, eh. T'ha accecato subito. Boh, e poi mi ha levato tutta l'armatura. E si è rivestito col veleno. Ma. Che arma c'ha quest'uomo? Eh sì, c'ha il coltellino. Allora, io prima di tutto. Anche quello c'ha il suo, l'assassino pure. Però io, il principe rosso in realtà, se la devo dire tutta, l'ho sempre. Cioè, è chiaro, comunque un nobile l'ho sempre visto come combattente, no? In armatura pesante, ignorante, eccetera. Faccio Mordus. Ma sì. Perché Mordus è grosso. Facciamo gli add prima, allora, decidine uno. Io colpisco l'ad qua sotto che non c'è armor magica.
Maledetto, che botta. Mi ha accecato, sono accecato. Vabbè, tu non è che c'hai problemi in realtà se vai a pestare la gente. Ma scusa, ma gli altri dove sono? Perché io ne vedo tanti. Ah, eccoli là sopra, sono 5 in tutto. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, sì, sono 5, vabbè. Dovrebbe essere fattibile. Allora, l'origomante posseduto laggiù non ha armatura magica, benissimo. Che gli posso lanciare col... col nano per fare una pozzetta di qualcosa per il principe? Certo. 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 Ovvio. Che domande. Un bel knockdown del Papa Eterno. Ma gli fai danno quello a Mordus con questa cosa qui? Ah no, è vero, non che mi pare. Non si può curare. No. Il veleno lo cura. Non mi pare. Il veleno lo cura. Davvero? Sì. Allora non scrocchio, sto infame. Il veleno lo cura. Aspetta che mo proviamo con le cure normali. Sì, sì, gliel'ho fatto danno, eccolo lì. Gli diminuisco la costituzione, allora, toh. Ti è infame, te curo a bomba. Oh, 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 oh. Dannini, eh. Counterspell. Voleva, eh. Il counterspell comunque è una gran cosa, ma è una roba della... Oh, wow. What? Cosa? Si è trasformato in una roba enorme. C'ha 4700 HP. Mo di resto appena posso. 4700 HP, signori. Say what? È enorme. No, vabbè, ovvio che dobbiamo fare gli add. Ma stiamo scherziamo. No, il knockdown sul nano è gravissimo. Ma che danni fanno sti uomini? Puttanazza. È sofferenza la situazione qua, eh. Io mi devo togliere dal cazzo. Mortacci. Resta se c'hai una scroll, magari. Non c'ho la scroll, devo curarmi su Ifan che... Vabbè, scrocchi qualcuno. Questo non fate mena. Questo non me mena, oh. Mi vuole venire addosso. Meno male, non so che ha voluto. Oddio. Questo sì. Oh madre. Atrofia. No. Non posso. Mannaggia la miseria. Ah, però le abilità me le fa usare. Perché me le fa usare? Ah, sì, perché sono disarmato. Ok. Mamma mia. Sono disarmato, ma al contempo posso comunque fare. Ma sai cos'è? Non bisogna lasciare il punto sorgente a sto modo, sta Kain, secondo me. Ma l'ha preso da te, tra l'altro, quello sbaglio. Sì, ha rubato il punto sorgente e si è trasformato. Acci vostri. Guardalo! No, vabbè, aspetta, faccio F8, sì. È troppo grosso. È una roba infinita. Oddio, fermatelo oddio. Tutti, facciamo F8 un attimo. Ci ha fatto il culo. Però sai che c'è? Dopo che abbiamo ucciso gli add, sì, possiamo pure provarci a fare sto giochino. Cioè facciamo che muore qualcuno, gli lasciamo il punto sorgente, lo facciamo trasformare e vediamo che succede. Perché sicuramente darà tipo un miliardo di exp, oppure tipo del loot incredibile. Quindi sì, vale la pena, sicuro, provarci. Però gli add... Ascolta, io faccio una cosa alle grotte, eh. Tu divertiti a parlare con Mordus. Io metto 40 totem, perché sennò l'arco delle cose io. Cosa? Attacco Ifan. Maledizione, è finito il fuoco. Metti il fuoco un'altra volta. Vado a parlare io con Mordus. Dimmi quando stai su Termina. Vedi che è una rottura di coglioni sta faccenda. Oh cazzo. Vabbè, almeno un totem e lo sgancio sono riuscito a metterlo.
Mo vieni indietrissimo, che qua dobbiamo super pilare i maghi. Non mi ruba la sorgente. Beh, buono, mo fa il turno il totem. Te lì stai, beh vabbè, oddio, puoi diventare invisibile. Sì, io non è però da rischi un po', secondo me. Buh, sto counter spell brutto nella schiena, così brutto, brutto. Brutto numero 2. Dopo mi nascondo io, sa che sì, bam. Sta così, benvenuto. Comunque lui già di base è veramente grosso, ma veramente tanto grosso. Ok, io intanto per non rischiare faccio così. Sì, tanto basta che ci abbiamo un punto sorgente. O io o te, a una certa, crepiamo, lo facciamo trasformare. Io salvo e ci proviamo, così vediamo com'è. Poi se va bene, bene, se no, amen. Tanto mi sa che stasera famo sto fight e basta, perché sarà lunga. No, dipende se riusciamo a giocarlo bene. sarà lunga fa sto fight. Io c'ho il turno, ok, dopo di questo qua, l'origomante posseduto lontano non dovrebbe neanche riuscire a tirarla, una spella, credo. Mordus, me lo porto in giro, Cioè, lo allontani? Sì. Ah, ho provocato, bomba. Se ci riesci. Bomba, bomba. Anche se mi attacca il lupo, dica. Samunte, attacca il lupo, esploso in un colpo. Aiuto. Scherzavo io, scherzavo. Sgancio, lo faccio diventare un missile. Ah, volevi saltare, infame. Allora, però, siccome Mordus comunque si cura, io un paio di cure gliele tiro. Tiragliele. Cioè, siccome prende danno dalle cure, mettete un totem lì vicino. Sì, tiro i due HOT che c'ho, che quelli gli fanno danno all'infinito, e metto un totemino. Quindi ce l'abbiamo quello. Genshuman. Mo so cazzi vostri. Buona, quella è buona. Mo so cazzi tua, via qua, va. Azzampata. Quello lo facciamo fuori al volo. Il prossimo turno è morto, se non se ne va. Guarda quanto ce l'ha col cane, oh. È perché l'ha provocato. Vabbè, però un turno gliel'abbiamo fatto buttare. Aiuto. Perché ha tirato fuori la roba voleva, di sorgente? Voleva prendere la sorgente. È successo qualcosa con la sorgente qua. Mordus. Allora, l'origomante posseduto, quello basso, questo qui lo puoi pure ignorare, perché tanto lo faccio con lo sgancio dopo. Se non si allontana è morto. A parte, pure se si allontana lo uccido, gli devo dare solo 2 bot. Ok, allora vedi il mago può usare tranquillo. L'archer là sopra non lo colpisco. Quello che c'hai vicino pure, Va bene pure lui, Che figli, tra l'altro. Guarda lì che armature belle che c'hanno quelle ali. Io adesso viene tutto. I nani alati. Mi nascondo un attimo. Te ne vai, me ne vado. Oh, Questo. Un po' di veleno. Ci sta. Poi arriva questo. Che fa, Minchia, che botta gli ha fatto al nano. Ivan! Mo lo devo salvo, Ivan, se non muore. Mi sto spegnendo. Boom, vai, che questo mo crepa. No, non c'hai abbastanza P per dare una botta a Ivan, non ti permettere. Ok, tutto Ivan mangiato. Ma serve uno Shadowman, mi sa, così a occhio e croce già. Mi sa che mi allontano un attimo. E se non ci abbiamo il tank, mo come famo? Ci serve il tank.
C'era Lorico Manti, gli davi letteralmente uno sputacchio e era morto, eh. Ah, pure col maghetto glielo puoi dare, sì. Facile. Facile, facile. Ok, quello è andato. Quindi uno l'abbiamo levato dai coglioni. Mo focussiamo, che ne so, questo. Bel frostbite, onesto. What? Non ha colpito? Non l'ha colpito. Onesto. Ivan, basterà sta cura? Spero di sì. Io ti posso curare, cioè posso o curarti ulteriormente oppure, però no, tu quando fai il turno ti prendi pure la cura dal totem. Sì, dal totem. Sì. No, più che altro era per fare questo, capito? Così abbiamo un altro po' più di tips. Che male non fa. C'è agonia, la faccio a lui. E frostbite pure. What? Vabbè. Ma è scivolato da fermo sto spasmo. Si è trasformato lo stesso, sì. Dove l'ha presa la sorgente? Dal nano morto. Gesù, aiuto, ha fatto un milione di danni. Ma che me state a dire? Quanti anni fa? Asci de Mordus. Mi sa che Mordus non possiamo proprio sognarcelo di per niente. Altro che dici ci proviamo. 4700 HP. Vabbè, però non è detto. Magari riusciamo a curarci una cosa e l'altra. Vediamo un po'. Sì, leva di mezzo gli add assoluto. Minchia, ancora l'armatura che dobbiamo levare. Maledizione. Il problema è che questo mi ha fatto i totem. Ha accecato tutti e stanno tutti a un HP. Tu hai resistito alla morte o sbaglio tra le varie cose? Io ho metà di sì. Con Ivan. Sì. Aia, no. No, due morti. Secondo me dobbiamo livellare. Ma secondo me pure. Vai F8, non si può fa. Dobbiamo livellare un pochino. Po' troppo, ma proprio troppo grosso. Ma l'unica cosa è come facciamo a uscire da qua se non ci picchiamo con Mordus, scusa. Bella domanda, eh? La domanda interessante, come minchia facciamo a uscire? Torniamo un attimo sotto, guardo la mappa giù, vediamo un po', cerchiamo di capire niente. Io lo volevo fare a Mordus, però ci tocca livellare. Cioè, neanche Ivan, che comunque è stravestito, peso e mega tanky, ce la fa a reggere una botta da no. Esplota. Esploso. Esplota proprio. Sai che si è incartato il caricamento. Invita Burghi. Allora, mo stiamo ancora qui. Ok, noi ce ne dobbiamo andare perché quest'uomo è insegabile. Quindi entriamo qua dentro. Come pronto? Ah, perché Madonna Santa, guarda che mi blocca. Non è che abbiamo mai salvato durante il fight, però no. No. No, vabbè, comunque gli F5 ce ne stanno svariati a disposizione. Che poi sto posto continua e mi immagino vada verso l'uscita. Mm-hmm. Qua c'è pure una stanza.
That's pretty, pretty well. Nice. Pretty nice. Khajiit likes this. Minchia, guarda, qui c'è una stanza piena. Questa sicuro c'ha tipo un... Dove? Più avanti, più avanti. Tra l'altro c'è anche un buco che arriva nella stanza. Ma dove sei? Io ti vedo qua. Ma sì, ma io mica sto pascolando. Sto guardando... Ma se vuoi... Sto guardando l'area. No, se non facciamo i furbi. Se vuoi io da stealth prendo scappo fuori. Secondo me ci dobbiamo fare almeno un par di livelli. No, nel senso, se vuoi uscire, se non si riesce a uscire, devi far passare Gagil. No, non need. Ah, ma tu dici sneaky da dietro. Esatto. Secondo me da sotto c'è qualche uscita. Ah, tu dici saltare. Però tu riesci a saltare, tipo qui. Ce la fai? Dove? Fa vedere. È l'unica, è qua, Qui sì. E poi qua su. No, sì. Ma dietro Mortus ci riesca a saltare, credo, a fare il jumperino. Secondo me agri, mega agro allora lasciamo stare. Sì, ma sicuro il 1000%. L'unica è da lì. Secondo me, se no c'è un'uscita da sotto. Andiamo a vedere. Qualcosa sotto ci deve essere, perché io mi ricordo che c'era anche. Mi devi far passare però, mi blocchi il passaggio. Ifan. Maledetto Ifan. Ok, a posto. Insomma, mi ricordo che c'era anche un'altra zona qui che forse non abbiamo visto. Fammi vedere un po'. No, mi sa che abbiamo visitato tutto. Sì, pure la nave è giù. Ah! Ma scusa, sì. Fast travel. Ah, ma giusto. Ci siamo fatti tutti questi problemi. Che facciamo? Le dune, città del legno, viaggia, vediamo un po'. Dune, no. Ah, sì, così andiamo oltre il ponte a visitare da quell'altro lato. Bene. Siamo tutti manged, noi pure. È vero che ci dimentichiamo che c'è il fast travel su sto gioco. Ma il fatto è che è un pro e un contro questo. Divinity è talmente pieno di roba che puoi fare per risolvere ogni problema che poi non pensi a quelli più stupidi. Alle soluzioni più fesse. Comunque, se troviamo una bella arma figa a una mano, poi ci penso a respeccare. Ci faccio un pensiero. Chi è quest'uomo? Tarquinio, che ci fa qua? Tu viaggi parecchio, non è vero? Come vi conoscete? Ci avevo parlato prima. Perché il mio personaggio non conosce Tarquinio? Special talents. Poi capì che vende Tarquinio. Poi capì che Tarquinio vende. C'ha tutto. Tutto vende. Tutto. Spada usurata ad una mano. Bella. Mi potrei fare l'equip completo da coso. Necromante. Per due turni la saluto il bersaglio. Ah, questo c'ha le cose da necromante. Desiderio di morte. Nube nera. Crea una nube di fumo maledetto in un'area che applica gli status soffocamento e cecità a tutti i personaggi al suo interno. La roba da necromante è veramente, veramente... Ah, arma da una mano? Guarda, ti do questa. Io principe rosso. C'ha anche una... uno scudo leggendario. Ah, sì? Ah. C'ha anche uno scudo leggendario. Sì, l'unica cosa, mi servirebbe l'armatura pesa a me. Cioè, in realtà all'inizio no, poi piano piano ce la facciamo. Tipo, mi dai qualche pezzo della tua quando troviamo qualcosa di buono. Però mi servono le spells. Quelle sì. Quelle sì. Ho skippato un paio di cose senza pensarci. Quando si tratta di cimiteri sono come un bambino in un negozio di caramelle. Ogni genere di delizie e chincaglierie da saccheggiare. E persino alcune conversazioni interessanti. Se sai dove scavare, ovviamente. Concordo annuendo, molto può essere appreso dalla morte. It's not just decomposing flesh and bone dust underfoot, as you know. Why the very essence of decay flavors many an essential oil. L'essenza stessa della putrefazio insaporisce molti oli e tinture. Che bello. You're a savvy one. I must confess. Bella questa. Sai cosa potresti usare, Ala? Mm-hmm. La lancia.